Com'è che ti chiami? Francesco. E come ti trovi qua al supermercato? Bene. Bene? Sì. E al bar? Benissimo, anche io. Ti piace lavorare anche al bar? Il lavoro è centrale per la dignità della persona, lo ha ribadito in più occasioni anche Papa Francesco. Ma per un suo omonimo fanese, un ragazzo ventenne, lavorare rappresenta una sfida emozionale e una conquista della propria autonomia. Francesco è un ragazzo che, grazie a un progetto scuola-lavoro del comune di Fano per aiutare persone svantaggiate, dopo aver terminato gli studi, ha proseguito il suo percorso nel mondo del lavoro. Per 2 giorni alla settimana opera in un supermercato della catena Conad, affiancato da un tutor che lo segue nel suo cammino, fatto di piccole conquiste quotidiane e tanti contatti umani. Il fatto di dover trovare un ambiente caotico con clienti che entrano e escono mai visti prima gli ha permesso di superare questo livello di ansia che si attivava in modo molto elevato e di di riuscire, ancora non è del tutto, però riesce a rispondere alla richiesta di un cliente senza dover invece andare in crisi. Nell'arco dei tempi anche la nostra politica è stata sempre di ospitare gradualmente un personaggio o due, diciamo, che comunque fanno parte di progetti col comune, con la provincia o comunque di progetti, diciamo, che devono essere portati a termine per formare o cercare di inserire nel mondo del lavoro o comunque in mezzo alla gente questi ragazzi. Non è solo Francesco a godere dei benefici di questa attività lavorativa, ma anche i clienti del bar dove anche lì lavora come barista e anche con grande soddisfazione a giudicare dai risultati. Un afflusso continuativo di gente e lui è riuscito comunque a rispondere alle richieste che gli vengono fatte, come non so, il cornetto, la richiesta del cornetto, il tipo di cornetto, e dicono i clienti, questo detto dai clienti, fa degli ottimi cappuccini.